prime sensazioni è la consapevolezza di essere arrivato in un club importantissimo. Ho la fortuna di arrivare dal Chelsea, un altro club che negli ultimi anni è diventato un club importantissimo, ma la storia è diversa. Qui c'è una storia lunga, centenaria, a Chelsea c'è una storia probabilmente solamente ventennale. E poi le sensazioni chiaramente al di là del club le danno le persone, quindi ieri sera ho visto un gruppo coeso di persone di grande mentalità, di grande determinazione, l'impressione è bella. L'impressione è che la società sia una società snella, fatta di persone molto coerenti e molto compatte fra di loro. Quant'era la voglia di mister Maurizio Sarri di ritornare in Italia? Ed è così diversa l'atmosfera del calcio inglese e tecnicamente anche il calcio inglese rispetto al nostro? La scelta dell'estero l'anno scorso era una scelta ponderata, però poi una volta fatta mi sono reso conto che è un'esperienza straordinaria. È chiaro in questo momento la Premier a livello di visibilità è forse il campionato più importante del mondo, il campionato più ricco del mondo. Il livello tecnico è elevatissimo, le strutture straordinarie. Quello più importante ancora è l'atmosfera che si respira dentro gli stadi, che è un'atmosfera straordinaria, tifoserie che arrivano allo stadio tutte insieme, bambini intorno alle panchine, qualcosa di bellissimo, una visibilità fortissima. Quindi un campionato in questo momento purtroppo noi siamo costretti a rincorrere, sperando di incominciare a migliorare e di poter tornare quello che eravamo 20 anni fa, il punto di riferimento del calcio mondiale. Com'è nata questa scelta di venire alla Juventus? All'interno di questa esperienza bellissima poi c'erano chiaramente anche delle situazioni più personali e professionali che mi facevano pensare che fatta l'anno di esperienza era il momento di tornare a casa. E in quel momento in cui il mio pensiero cominciava a viaggiare su questa lunghezza d'onda, la Juventus è stata la società che mi ha cercato più determinazione, più convinzione, più compattezza da parte di tutti i dirigenti. Questo mi ha veramente colpito e mi ha fatto decidere abbastanza velocemente di andare in quella grande società che però fino a un anno prima era anche la nemica storia con cui avevo combattuto in maniera anche abbastanza forte, perché chiaramente non è che poi pensare di sconfiggere la Juventus se non tiri fuori il 120%, quindi, però questa determinazione dirigenziale mi ha convinto velocemente, sinceramente. Maurizio Sarri parte da lontano, tutte queste esperienze che ha maturato, quanto conteranno in questa nuova avventura bianconera? Contano, sono esperienze fatte in progressione non solo temporale ma anche in progressione per la qualità dei giocatori e delle società allenate. Quindi è chiaro che poi l'esperienza ti rendi conto che quello puoi fare in certi club con certi giocatori, non lo puoi fare in altri club con altri giocatori e bisogna arrivare a innescare la propria filosofia di calcio, ma più sali nella scala dei valori e più bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori. Quindi, se fai tre figli e fai la stessa educazione a tutte e tre, ti vengono fuori tre persone con tre caratteri diversi. E quindi le squadre sono come figli. E una squadra non sarà mai, e anche per fortuna, uguale all'altra, è allenata. A proposito di giocatori e di grandissimi giocatori, i grandi giocatori dicono sempre voglio incontrare i grandi allenatori per crescere e migliorare, e i grandi allenatori vogliono, immagino, incontrare grandi giocatori. Che curiosità nei confronti di Cristiano Ronaldo? Ma sai, è più facile per un grande giocatore far diventare grande un allenatore e per un grande allenatore far diventare grande un giocatore normale. Quindi, mentre a 35 anni quando cominci pensi di poter incidere in maniera così feroce, poi nel corso dell'esperienza ti rendi conto che fino a un certo punto incidi e per andare oltre la qualità del giocatore è determinante. Quindi è molto più importante il giocatore per me che io per il giocatore, a meno che io non incoci in un giocatore giovane che possa ancora modellare e migliorare tutto il resto. Torino è la situazione ideale per lavorare con serenità con una squadra di calcio come la Juventus. Quali sono i suoi obiettivi? Le vittorie sono solo frutto di lavoro, è un'eredità difficile, una società che ha vinto tanto, un'eredità difficilissima e nei prossimi 5 anni sarà difficile ripetere i risultati degli ultimi 5 anni perché è difficile anche numericamente. Quindi il tentativo deve essere quello di dimenticarsi di tutte queste responsabilità, divertirsi, far divertire e possibilmente coniugare questo
cercando di allungare la sequenza delle vittorie, dei risultati positivi, vivere l'Europa per quello che è, cioè nel senso, una Juventus così straripante in Italia fa pensare a tutti che possa essere lo stesso in Europa. Purtroppo il nostro movimento in questo momento non è questo, e quindi la Juventus che è così straripante negli ultimi anni in Italia a livello europeo rappresenta una delle 10 società di top livello. E il fatto che nelle prime 10 ci siano 5 inglesi ci fa capire il differenziale di sistemi in cui stiamo operando in questo momento. Poi è chiaro, qui si sta parlando dei massimi sistemi, si sta parlando delle difficoltà, però poi alla fine alzarsi la mattina l'obiettivo è uno, vincere. In questo stadio lei ha giocato da avversario, adesso è anche suo. Se la immagina, l'ha già vissuta mentalmente la sua prima partita all'Allianz Stadium? No, però questo è uno stadio raccolto, accogliente, è uno stadio che mi sembra lasci la sensazione da facilità a sentirselo suo con questa vicinanza alle tribune. Stadio di concezione inglese, a me piacciono molto, quindi penso di trovarmi bene. I tifosi della Juventus che tipo di squadra si devono aspettare quando vengono a vederla quest'anno? Ma sai, è una squadra che poi alla fine dovrà rispettare le caratteristiche dei giocatori più importanti, le caratteristiche dei giocatori ci possono far vincere le partite, il tentativo sarà quello di giocare un numero di palloni superiori, però questa è una filosofia di gioco, vorrei la squadra mantenesse anche certe caratteristiche della squadra di Max, perché poi la squadra di Max era una squadra che a tratti durante la partita ti poteva dare anche la sensazione che ci potevi anche giocare, ci potevi anche tentare di metterla sotto, e poi improvvisamente ti dà la sensazione opposta, che stai per perderla. Avere questo tipo di capacità nel rimanere compatti nei momenti di difficoltà, nel devastare gli avversari nei 10 minuti di supremazia, è una qualità che poi quando c'è da mettere insieme i punti è troppo importante. Poi è chiaro, la filosofia di gioco può essere diversa, ma non si deve neanche perdere tutto quel 99% di positivo che c'era nel modo di giocare della Juventus di prima. Lei viene descritto come mister 33 schemi, senza svelarceli ovviamente nel dettaglio. Qual è quello più complicato da studiare e preparare, le palle inattive? Ma questo ora vorrei deluderti, ma è una cosa nata quando io allenavo ancora nei dilettanti, che un giornalista mi disse: ma quanti schemi potete avere su pallaferma? Tanti. E lui disse 30, io per prenderlo in giro gli risposi no, di più, 33, sì, forse sì. Si stava prendendo in giro un giornalista, è nato tutto lì così. Cioè, facciamo degli schemi sulle palle ferme come fanno tutte le squadre, sì, a volte si mantengono per due o tre partite, a volte si cambiano di partita in partita, ma è un qualcosa, ti ho detto, una notizia nata su uno scherzo. Che campionato sarà la Serie A questa? A livello di allenatori è frizzante. Frizzante perché c'è il ritorno di Antonio Conte con una società importante, l'avvento di Giampaolo finalmente in una società di altissimo livello, cosa che meriterebbe da tantissimi anni. C'è Ancelotti a Napoli e l'arrivo di Fonseca è un arrivo da valutare con attenzione, perché è un ragazzo che secondo me ha grandi doti. A Sassuolo abbiamo De Zerbi, un altro giovane emergente di grande talento. Non so come finiranno ulteriori trattative, non voglio dimenticare nessuno, ma a livello di movimento d'allenatori la sensazione è che sia una di quelle stagioni in cui si può innescare qualcosa di nuovo, in cui si può innescare qualche cambiamento, qualche tendenza nuova. Prima si sta parlando dell'esperienza inglese, che è un'esperienza importantissima, un livello qualitativo di calcio in questo momento irraggiungibile per gli altri paesi europei. Io ti dico però, noi ci sta ancora un piccolo vantaggio, che è quello dell'organizzazione societaria e dell'organizzazione tecnico-tattica, in cui mi sembra che abbiamo ancora qualcosa in più. Poi chiaramente se questo divario abbiamo, questo, soprattutto in questo paese, da 1 a 4 diventa 1 a 5, a livello economico è chiaro che diventano irraggiungibili. Grazie, buona stagione. Grazie.